Ciao a tutti, desimard.com. Quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing della nuova Gigabyte GTX 970 Extreme Gaming. Come sempre, iniziamo dall'analisi della confezione che nella parte frontale presenta il logo Extreme Gaming, il logo Gigabyte e il nome della scheda stessa. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo alcune didascalie che ci spiegano le caratteristiche principali di questo prodotto, come le nuove ventole dotate di un LED circolare, il nuovo software per l'overclock e inoltre il trattamento anticorrosione, antipolvere e cortocircuito derivante dalla fuoriuscita di liquido dal nostro impianto di raffreddamento a liquido. Abbiamo inoltre la presenza di un sistema di alimentazione maggiorato. Più in basso troviamo le varie uscite video a disposizione ed inoltre i requisiti di sistema per montare questa scheda all'interno del nostro PC. Altro lato interessante, il lato inferiore, che presenta alcune specifiche della scheda stessa e ci esplicita la compatibilità con Windows 10 e Nvidia Shield. Aprendo la confezione, cosa troviamo? Troviamo un'altra scatola interamente nera con il logo Extreme Gaming cromato. Aprendo anche questa confezione, troviamo la scheda che prendiamo e mettiamo da parte. E al di sotto di questo cartoncino troviamo il bundle. Allora, il bundle è composto da uno sticker metallico Extreme Gaming, da il CD driver, dal manualetto di installazione rapida, da un polsino con impresso al di sopra il logo Gigabyte Extreme Gaming e un adattatore 2 6 pin a 1 8 pin. Adesso andiamo a vedere la scheda. Ecco qui la scheda. Allora, parliamo innanzitutto un po' di specifiche tecniche di questa scheda, soprattutto la GTX 970, che è dotata di 1664 CUDA cores. Mentre per quanto riguarda le frequenze, abbiamo un discreto overclock di fabbrica per questa scheda che passa dai 1051 MHz in base clock della versione reference e i 1178 in boost clock ai 1190 in base clock per questa versione e 1342 in boost clock sempre per questa versione, quindi in discreto passa avanti. Abbiamo inoltre anche un leggero overclock delle memorie che passano da 7.0 a 7.1 GHz. Inoltre abbiamo 4 GB di memoria onboard GDDR5, un memory bus di 256 bit e inoltre la possibilità di mettere fino a 4 GTX 970 in parallelo sfruttando i due connettori SLI. Inoltre abbiamo lo standard PCI Express 3.0. Passiamo invece all'analisi descrittiva della scheda stessa. Come possiamo vedere è dotata del classico, diciamo classico in quanto in questa variante è leggermente modificato, WinForce 3X. In questa versione abbiamo 3 ventole che vanno a raffreddare quindi il radiatore sottostante dell'alluminio che trasmetterà il calore, che dissiperà il calore trasmesso dalle heatpipes che sono a contatto con la GPU. Come possiamo vedere abbiamo al centro il logo Extreme Gaming attaccato alla ventola centrale e la cover è in metallo, quindi davvero bella al tatto e anche resistente. E presenta questa inserzione grigia. Al di sotto delle ventole si può intravedere questi 3 cerchi grigi che sono il LED circolare, che è diciamo una caratteristica particolare di questa scheda stessa, che si accenderà quando la scheda sarà in funzione, ma abbiamo anche la possibilità di cambiare il colore di questi LED grazie al software proprietario di Gigabyte. Vediamo la parte superiore invece. Giro così che forse è meglio. Ok. Abbiamo il logo WinForce
che si illuminerà di vari colori, e abbiamo le scritte silent e stop che si accenderanno quando la scheda sarà in fanless mode, quando quindi i carichi di lavoro saranno molto bassi. Abbiamo due connettori di alimentazione 8 pin e due connettori per lo slide, mettere fino a 4 schede in parallelo. Inoltre, nella parte posteriore invece troviamo questo bellissimo backplate in alluminio spazzolato con il logo Gigabyte. Non presenta alcun bollino sulle viti posteriori, quindi possiamo smontare la scheda senza problemi, senza perdere la garanzia. Inoltre, notiamo qui sui connettori ci sono due piccoli LED davvero difficili da vedere, che ci segnaleranno se l'alimentazione è corretta o meno quando la scheda sarà collegata al nostro computer. Sotto troviamo PC Express 3.0 e nulla più. Nella parte inferiore invece cosa abbiamo? Abbiamo il prolungamento della cover in metallo, possiamo vedere meglio il dissipatore con le heat pipes all'interno. Particolarità di questo dissipatore, devo dire che le heat pipes sono ben nascoste e quindi secondo me da un design anche migliore, molto più pulito e aggressivo rispetto a tanti dissipatori che hanno i pipes che escono da tutte le parti. Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, abbiamo la terminazione delle heat pipes e del dissipatore in alluminio. Mentre per quanto riguarda le uscite video, abbiamo una DVI, tre DisplayPort e un HDMI 2.0 e le feritoie per far passare l'aria calda e portarla fuori dal nostro computer. Allora, per questo video unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questa scheda, che troverete sul nostro sito web. Quindi, vi saluto e vi rimando al prossimo unboxing. Ciao!